Senza dubbio, è un grande onore, è un grande passo in avanti nella mia crescita professionale. Vengo a Pistoia in punta di piedi con grandissimo entusiasmo e ripeto, per me è un grande onore venire a lavorare in una piazza del genere. Sì, indubbiamente, con Federico c'è un'amicizia che parte da lontano e quindi per me sarà anche più facile inserirmi, mi darà una grande mano a fare meno fatica a capire le cose della Pistoiese. Poi è chiaro, ognuno ci metterà del suo, ognuno avrà i suoi compiti, io sarò presente quotidianamente perché non riuscirei a svolgere questo ruolo stando lontano dalla squadra, quindi starò con la squadra, starò con l'allenatore, farò il prepartita con loro, partirò in pullman, io non arriverò magari in macchina col presidente, io la vivrò a 360 gradi perché è così che ho sempre fatto nelle mie precedenti esperienze e per capire e per assorbire la Pistoiese, secondo me bisogna fare così. Sì, diciamo che lo startup è questo, la politica della Pistoiese è una politica vincente perché si vedono tante società che hanno mille velleità e che poi magari nel giro di poco tempo si sgonfiano fino a scomparire. Questa è una proprietà che c'è da tanto tempo, è sempre stata garanzia di serietà, ha vinto qualche campionato. Quindi noi le linee guida non le toccheremo, poi chiaramente cercheremo di portare a Pistoia i giovani migliori che reputeremo opportuno e che avremo la possibilità di prendere, poi fra quelli che ci sono già e qualcuno che arriverà qualche giocatore d'esperienza che formerà, diciamo, lo scheletro della squadra che affronterà il prossimo campionato. Certo, ne abbiamo già iniziato a parlare, ora questa settimana ce la prendiamo per alcune trasferte. Con Federico e dalla prossima settimana inizieremo a capire quali saranno i giocatori della scorsa stagione che faranno parte anche della prossima. Abbiamo delle priorità, chiaramente, perché non ci dimentichiamo che la stagione della Pistoiese l'anno scorso è stata positiva. Quindi è bene che un'ossatura e una parte dello scorso anno rimanga perché ha già un anno addosso, ha già un anno di indiani addosso, conosce la piazza e quindi questo ci può portare solo vantaggio. Sì, diciamo che su qualcosa ci siamo mossi un pochino più in maniera concentrata e circoscritta. Poi è chiaro che quando si va a parlare con certe società ci sono, magari possono saltare fuori delle posizioni che all'inizio non te lo immaginavi e che non erano previste, però noi insomma saremo molto vigili nel cercare di portare a Pistoia forse, sicuramente non i migliori, però probabilmente quelli più adatti al gioco del mister e che avranno l'entusiasmo di venire a Pistoia, perché una cosa che voglio sottolineare è questa, i giocatori che verranno alla Pistoiese dovranno avere quantomeno lo stesso entusiasmo che ho avuto io quando ho accettato la telefonata, ho accettato l'offerta e la possibilità di venire qui dalla famiglia Ferrari. Sì, come del resto è stato anche lo scorso anno, perché se voi andate a vedere ci sono stati, come giustamente in conferenza rimarcava il mister, ci sono stati tanti giocatori giovani che hanno giocato con grande continuità e che magari all'inizio dell'anno non era neanche previsto che lo facessero. Perché? Perché il mister è particolarmente bravo. Bravo in tutto, ma sui giovani è veramente un grande allenatore, nella motivazione, nella crescita sia tecnica che tattica. Quindi diciamo sì, arriveranno alcuni giocatori esperti, alcuni ci sono già e vedremo come mixarli bene e poi il resto sarà di giovani di belle speranze.